Io la faccio qui nei vicoli. Meglio che ti liberi, meglio che rimango fermo. Quella birra crea liquidi, tutti quei brindisi mi han creato un rigonfiamento. C'è quel luogo che non sai, lì vicino alla CRAI, mi brucia pure un rene, come se hai bevuto troppo tè. Non mi sa che era tenens, non so, non mi ricordo bene. La faccio qui, proprio sopra quel tronco. Non guarderò, ma se tu avrai bisogno io ci sarò. Perché se vuoi mi metto accanto a te, pisciando contro vento innaffierò. Magari un orto, niente, ma lo farò. Sarò come un idrante, acqua farò, che spegnerà un incendio accanto a te, pisciando contro vento innaffierò. Un cordiale salve, cari amici, grandi, belli, atti e fotti, e benvenuti. Sicchissimo, non è un errore, è semplicemente che abbiamo deciso di invertire i nostri appuntamenti. Questo è l'ultimo appuntamento di Sicchissimo, perché la settimana prossima, il mercoledì, non andremo in onda per seguire The Voice, che prenderà il via su Rai 2. E quindi lo faremo quindi per i nostri cari amici di 123.com, che salutiamo, e saluto quel bell'uomo di Sarzappalà. Io saluto te, bellissimo uomo di Fabrizio Domenico e Umplio Micò. Saluto il nostro Dario Marini che non è con noi. Saluto il nostro pubblico, saluto Mr. X, e un bacio a quella principessa che è Lucrezia. E io saluto anche quel bell'uomo di Mr. X, così rimaniamo in tema di bello. 4 marzo 2014, e insomma, noi come tradizione lo abbiamo già fatto tante volte, lo vogliamo commemorare anche quest'anno, e quindi 4 marzo 1943, Lucio Dalla. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Quattro marzo 1943 apre questo appuntamento con Sicchissimo.
Lo ricordiamo oggi, Lucio Dalla avrebbe compiuto 71 anni se fosse ancora qui con noi, ma lo sapete, è scomparso improvvisamente il 1 marzo del 2012, anche se io comincio a sostenere teorie complottistiche circa la sua scomparsa. Secondo me si è pentito di aver scoperto Pier Davide Caroni. Allora, rubrica saluto ai numeri come sempre, che quest'oggi è bella pregna perché c'è stata una sfida audite all'ultimo sangue che non si vedeva tipo dal 1943. Sigla. A lei il microfono, gentile Mediasaro. Grazie Fabrizio, ecco poi i dati di ieri. Allora, su Rai 1 ha vinto la prima parte della miniserie Il giudice meschino, che ha conquistato 6.419.000 telespettatori, pare il 22,5% di share. Su Canale 5, il sempre Grande Fratello, ne ha ottenuti 5.440.000 con uno share del 24,64%. Allora, in pratica il Grande Fratello totalizza il 27,4% sul target commerciale, sui 15,64% il 28,69% e nel target 28,69% nel 25,54%. Nei 25,54%, scusate, ma sono scritto un pochino a cazzum. In sovrapposizione con il Grande Fratello, con il giudice meschino, Grande Fratello segna il 22,2%. Scomponendo i dati in base all'età degli spettatori, vediamo che il Grande Fratello registra le sue migliori performance tra gli 8 e i 14 anni. Che bella età! Sì. 35,93 è soltanto questo, tra i 15 e i 24 anni, il 39,97. Perfetto, perfetto. Veniamo a Rai 2. Ecco, infatti stiamo dicendo che è meglio non entrare troppo nello specifico, perché qua diciamo che lo specifico lo avremmo toccato più tardi. Li dico rapidamente perché siamo in ritardo, mi supplisco a te, così facciamo prima. Allora, dove sta? Rai 2. Sì, sì. No. Vai, vai. Allora, Rex 1.657, il 5.54. Nel primo è 1.504, il 5.44, nel secondo va in onda su Rai 2. Su Italia 1, Ferite Mortali, totalizza il 6.63 con 1.838, presa in diretta su Rai 3, 1.154 col 4.18, su Rete 4, Quinta Colonna, 1.237, il 5.11, sulle 7 il Talk, Piazza Pulita, 1.092 col 4.74. Perfetto, perfetto, quando te dico di stringere... capisci, però naturalmente il nostro Saro ha aperto un po', come dire, ha schiuso il vaso di Pandora e ha fatto intendere che comunque c'è stata un po' una lotta fra le due proposte di Rai 1 e di Canale 5. Ma una scornata, più che altro. Com'è? Una scornata. Sì, una bella scornata, ma ne parleremo più tardi. Vogliamo entrare un po' nello specifico. Io mi metto il turbante di Silvia Motta e se lo metterà anche il nostro Sario, ci inturbantiamo tutti. Ma adesso ci ascoltiamo Noemi con Saro. Noemi, Bagnati dal sole. Non c'è più pericolo, ora che siamo qui, anche questo ostacolo, ora ha senso, è così, sento che
Noemi, Bagnati dal Sole, brano giunto al quinto posto all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana in Sanremo, che noi abbiamo seguito e vi ringraziamo per gli ascolti a cui ci avete portato ad uno, vi verremo a cercare con la mazza chiodata, ma adesso è il momento del pistolotto, mettiamola così, giusto Saro? Sì. Oh. Del pistolotto o del pistola, perché è giusto chiamare le cose col proprio nome. E allora adesso mettiamo un attimo la gioiosa e rutilante sigla per introdurci in questo tema, perché è la prima volta che noi facciamo una vera e propria analisi Auditel. Non la facciamo noi, ringraziamo quelli di TV Blog, l'unico sano, ovvero It, che noi abbiamo perculato all'interno della nostra serie che tornerà domani sera. E allora il pistolotto del pistola. Falling in love. Orbene, 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 disse quello sulla strada di Girgenti. Allora, come sapete, ieri sera si è consumata la sfida tra la prima puntata di Grande Fratello 13 su Canale 5 e il Giudice Meschino, come ha accennato il nostro Mediasar, il Giudice Meschino, ambientata in Calabria e recitata dal grandissimo Luca Zingaretti. Canale 5 parte in vantaggio attorno al 23%, e poi grosso vantaggio sulla curva del Giudice Meschino, che scorre nella corsia che va dal 20 al 25% di share. Nel corso della serata la curva di Grande Fratello appare leggermente calante, mentre la curva della fiction di Rai 1 chiude in crescita toccando la linea del 25%. Terza piazza per la curva di Italia 1 con il film Ferite Mortali. Seconda serata con inevitabilmente campo libero per il Grande Fratello, che addirittura raggiunge il 35% di share. E invece la curva blu di Porta a Porta ristagna al 10. Saro, che stai dicendo? Saro? Lo so che era noiosetto il pistolotto del pistola, però non era un buon motivo per distrarsi dalla stretta attualità. No, ti stavo ascoltando, stavo dicendo giusto una cosa a mia mamma. Ah, ok. Comunque ciò conferma una cosa. È stato un testa a testa, entrambe al 25%, con leggera prevalenza, come hai detto tu, per il Giudice Meschino, ma si tratta veramente di decimi percentuali. E invece poi il Grande Fratello, che ha sbaragliato l'intera concorrenza in seconda serata, con un picco però all'inizio, la grande curiosità, intorno alle 21.17 al 30%. E segno che questo Grande Fratello non sarà un flop come noi avevamo preventivato, Saro? Allora, stavolta non parlo io, stavolta non parlo con parole mie, ma parlo con quello che ha scritto una lettrice su un blog famoso. Allora, che possiamo citare. La lettrice ci ricorda che anche il precedente Grande Fratello, andato in onda 23 mesi indietro, aveva esordito bene e poi si arrestò sul 14%, mi sembra, se non sbaglio. Guarda, io non canterei subito vittoria. Io aspetterei la seconda o la terza puntata per vedere un pochettino come andrà lo show nel prime time. Poi oggi sono partiti appunto le come le chiamano appunto in un blog, le poison pills del Grande Fratello all'interno dei programmi di Canale 5. Ma ti stai zitta un secondo, appunto, Rieva. Allora, si devono ancora appunto conoscere i ragazzi e poi vedere quanto appunto ho totalizzato la striscia quotidiana, sia all'interno dei programmi di Canale 5 come le soap, Beautiful, Cento Vetrine e Il Segreto, e la striscia quotidiana su Italia 1 delle 13.40 e delle 18. Quindi vediamo un po'
come si è mossa la striscia quotidiana, come andranno le cose all'interno delle case, per poi decretare appunto il giudizio finale su questa edizione. Invece a riguardo del giudice meschino, tu credi che si manterrà sugli stessi livelli di stasera oppure crescerà avendo comunque vita più facile nei confronti della grande bellezza? Il giudice meschino vincerà senz'altro, perché questo film proprio per seguirlo ci si deve fare due canne e della marijuana tagliata male. Quindi zitto, che se ti sente Lucrezia ti strangola vivo e ti fa un altro bel pistolotto, sì, peggio del mio. Ma ne parliamo dopo della canzone. Allora io devo dire una cosa, io ovviamente tutti quanti dicono questo film non ha capito, non lo capiranno gli italioti, che sarebbe una confessione di italiani idioti. Io sarò pure idiota, ma questo film proprio fa cagare. Sorrentino avrà vinto l'Oscar pagandolo fior di quattrini, guarda. Ti assumi le tue responsabilità per quello che hai appena detto, te le assumi, io non dico niente, sono parole del nostro Saro. Noi di FM5S ci dissociamo dalle parole del nostro gentile di Mediasaro. Devi ringraziare che non sono Gigi Marzullo e non ti posso tagliare. Danza Cuduro, che forse ne usciamo vivi, va? Il pelo non fa donna. Pelo non fa donna. Non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri. In questo caso la provvidenza di Dio si rende visibile. Il pelo non fa donna. Don Omar e Lucenzo, brano ripescato dagli archivi di FMS Danza Cuduro, estate 2011, quando il sottoscrivo cominciava a formulare pensieri leggermente sporchi su una certa biondina. Ma non stiamo qui a specificare, a raccontare i cazzi miei. Il pelo non fa donna. Esattamente, come dice il buon Vladimir Luxuria. Io attendo le opinioni del nostro gentilissimo Mister X, che sappiamo essere molto molto ficcanti e molto attese da questo punto di vista, ma è il momento di dire un po' la mia su quello che abbiamo, che molti avranno visto su Canale 5 questa sera, ovvero il film di Paolo Sorrentino, premio Oscar come miglior film straniero, dopo 15 anni ritorna la statuetta in Italia, dai tempi della vita è bella. Stiamo parlando della grande bellezza. E allora, altro pistolotto del pistola, prego la regia la sigla. È la gioiosa rutilante sigla della domenica sera. Allora, come sapete, la grande bellezza, oltre ad aver vinto il premio come miglior film straniero, l'Academy Awards, ne ha vinte un'altra catasta, i BAFTA, i Golden Globes, premi a destra e a sinistra.
Devo dire che Paolo Sorrentino è stato molto bravo a confezionare questo film, è stato un film molto interessante, Tony Servillo davvero molto bravo, anche se ogni tanto nei suoi dialoghi si dimentica qualche virgola. Abbastanza credibili anche Carlo Verdone e Sabrina Ferilli nei ruoli diciamo di comprimari, di coprotagonisti. Un po' meno credibile Carlo Buccirosso, ma queste sono considerazioni strettamente personali. Film che diciamo non è per tutti, non è manco per tutta la famiglia, intendiamoci. Non è un film da Canale 5, non è un film come dire da gente di grana grossa come può essere il nostro Saro, che diciamo è stato abbastanza tranchant con le sue opinioni. Nemmeno per il sottoscritto, ripeto, ottima confezione, ottimo tutto, bella anche la fotografia di Roma, che insomma la città eterna si presenta da sola, e forse è stata questa la ruffianeria che è andata a cogliere nel segno il favor delle, dell'Academy Awards, dei parrucconi dell'Academy Awards, dell'Academy of Motion Pictures. E però anche qualche scena un po' troppo onirica per come dire, accentuare il contrasto tra la bellezza di Roma e il vuoto che si trova a vivere il personaggio principale. Non sto leggendo niente da Wikipedia, sono considerazioni personali, quindi prendetele per buone. Sono assolutamente attaccabile da questo punto di vista. E comunque io dovevo fare stasera il famoso neck nominate per il quale sono stato nominato a base di gin tonic, così almeno potevo capirci qualcosa in più di sto film. Dragostea Dintei, ai duci. Duc, și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat. Il pelo non fa donna. Și sunt voinic, dar să știi. Fosse il febbraio del 2004 o qualcosa del genere, febbraio-marzo del 2004, quando arrivava questa canzone degli Ozon, gruppo moldavo, e poi rifatto da questo bel troione di Aiduci, Dragostea Dintei. No, no, era sì, era febbraio, perché Aiduci salì anche sul palco di Sanremo. Quindi è possibile questo, e insomma sono passati 10 anni, io all'epoca ero uno dei, ero il soggetto di quella seconda media della scuola media di Caraffa del Bianco a Casignana, e adesso insomma sono quel che sono. Tra poco l'opinione del nostro Mister X su, per quel che concerne la grande bellezza, ma adesso ci ascoltiamo Professor Green ed Druid con I Need You Tonight. Hello, babe, what's happening? You cool? Yeah, sure, alright, what's happening? Yeah, I'm cool, what's going on?
your stereotypical man. Not for a stereotypical man. It should be me the ones that get pelo non fa donna. It was meant to be a one night thing. Now when I'm in need, you're the one that ring. I need you to playing hard to get. A brunette with such class, she's hard to forget. See, at first I wasn't after her heart, but couldn't stop thinking about her after I left. I'm beginning to lose my cool. Ma non ti vergogni. Ma non ti vergogni. All in all, she does is ignore my cool. Professor Green, The Druid con I Need You Tonight all'interno di questo ultimo appuntamento riscicchissimo, lo ricordiamo, da mercoledì prossimo su 123.com il nostro personale racconto di The Voice condotto da Federico Russo e da Valentina Correani insieme a quella gara banda di scalmanati composta da Piero Pelù, Raffaella Carrà, J-Ax e Noemi. Che saranno i giudici di questa seconda edizione di The Voice. E quindi noi mercoledì, diciamo che tra virgolette, lo pisceremo fino a maggio inoltrato e anche oltre. Prego, Mr. X. Where is she, babe, Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO Gossip Girl. Oh, allora, il nostro Mr. X scrive, bel film, non per tutti, ma la qualità c'è, Jeff Gambardella top, Sabrina Ferilli uguale come sempre, Saro l'ha visto o si è visto la principessa e il pisello su Rai 2? Ah no, è su Italia 1, Rai 2 ci addalla giustamente, si corregge il nostro Mr. X. Saro, rapidamente un pronostico sugli ascolti di stasera. 24%, 24-25% per il giudice meschino, 21-22 per la grande bellezza, e penso di avergli fatto un regalo. Benissimo, benissimo, il nostro Saro, ricordiamo, noi ci dissociamo dalle parole dette in merito alla grande bellezza, e quindi sono parole dette a nome suo e non sono le opinioni del nostro show, chiariamolo. Pensieri stupendi della buonanotte, quando un giorno vista l'ora sta per finire ed un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare, per far l'amore, comincia tu. Stupendo, nasce un poco strisciando. Oserei dire anche a fare esso, comincia tu. Ma questi sono dettagli. Quando avevamo circa 10 anni, io e mio cugino facevamo dei percorsi in cui lui mi toccava delle parti intime e io toccavo lui. Non godeva affatto, ma mi faceva ridere quando lui mi chiedeva di stringerglielo. Glielo stritolavo nel mio pugno e a lui piaceva un sacco. Io spero che se ne sia dimenticato, anche se sono abbastanza certo che non sia così. Ti voglio bene. Pensiero stupendo. Zitto. Nasce un poco strisciando. Il mio migliore amico che conosco da 11 anni a giugno se ne ritornerà nel suo paese natale per studiare. Nessuno sa che molto spesso inizia a piangere per questo motivo. Con lui ho passato i più bei momenti della mia vita, è la persona migliore al mondo e senza di lui non so come farò. Posso solo sperare che cambi idea e che resti qui con me a fare il viaggio in bici che stiamo organizzando in questi giorni. Ringrazio Saro Zappalà, ringrazio il nostro Mr. X, non abbiamo tempo per il tuo pistolotto di chiusura. Io vi saluto, vi ringrazio, domani sera il manicomio qui in FM5S, grazie per averci seguito, buonanotte a tutti, arrivederci. Bring the action. Ma non ti vergogni?